tutti ragazzi, sono qui in questo nuovo video in cui porterò la mia squadra su Ultimate Team. E vi dico innanzitutto che non è una super squadra perché ho fatto pochi crediti attraverso la compravendita e se volete potrete, avevo ancora 33.000 crediti, comunque potrete lasciarmi nei commenti, diciamo, se volete qualche metro di compravendita, eccetera. Comunque intanto che si carica. Diciamo non è un'ibrida, se volete un'ibrida potete sempre chiedermelo nei commenti. Comunque è una serie abbastanza buggata con cui mi sono trovato molto bene. Adesso lasciate stare questi piccoli problemi che sto avendo, dico con il PC. Comunque è composta anche se non siete da De Santis in porta. De Santis è davvero grandissimo portiere, diciamo che giocatori oro, rari portieri al suo prezzo, ce ne sono pochi, lo pagano 100 crediti, 16 contratti, davvero molto molto bravo. Poi in difesa abbiamo Vinic che non è molto veloce, però come tutti sappiamo ha grandi fisiche e colpo di testa, quindi in una difesa a 3 come difensore centrale proprio al centro ci sta molto bene. Poi c'è Manolas, difensore centrale di sinistra, davvero molto veloce, fisico, un difensore molto completo. E Albiol, diciamo, l'ho comprato giusto così perché l'ho trovato a 600. Comunque mi consiglio di metterci un difensore veloce come Caceres che è anche molto completo e che fa anche intesa con l'Insteiner. Poi esterno destro l'Insteiner è un esterno destro davvero molto completo, dotato di velocità, poi dotato anche di un buon passaggio 73, un buon dribbling 74, quindi un buon giocatore completo che difende anche un po' di più. Poi c'è Strootman che è un centrocampista completissimo, la velocità 68 non ci si fanno sentire perché in quel ruolo deve recuperare molti palloni, poi un buon tiro da fuori area 72, passaggio 79, dribbling 76, un grandissimo giocatore. Poi Borja Valero, ho scelto lui perché a me piace sempre giocare con un regista che abbia anche una velocità discreta 71, un buon tiro 74, un buon passaggio 85, dribbling. Un buon giocatore, non dimostra il 71, dimostra un 76. Poi c'è Keita che veramente è buggatissimo, è fortissimo Keita, 89 di velocità, 70 di tiro, ma sembra 80 di tiro, ragazzi, 81 di dribbling, davvero completissimo. Callejon invece, diciamo, utilizzano un centrocampista più difensivo come Strootman, un regista come Borja Valero, non poteva mancare un velocista come Callejon, dando anche di un buon tiro, buon dribbling e un discreto passaggio, 89 di velocità, che si fanno sentire. Poi Llorente invece, diciamo, è la torre che va di testa, mi sono trovato molto bene con questo giocatore. 60 di velocità, 79 di tiro, 57 di passaggio, 74 di dribbling. Sulla carta non sembra fortissimo, ma in campo, provandolo, è abbastanza buono, mi sono trovato bene con lui. Poi c'è Palacio invece che si completa con Llorente, dotato di ottima velocità, ottimo tiro, ottimo passaggio, ottimo dribbling. Se avete i soldi per spostarlo a GOC sarebbe proprio il massimo per i suoi work rates e anche per il passaggio che è comunque molto molto alto. Allenatore ho preso Van Gaal, mi sembra. Sembra che sia Van Gaal. Non vorrei dire una stupidaggine. Comunque, perché fa intesa? Era 99 e con Strootman olandese mi fa 100 d'intesa. È una squadra molto semplice della Serie A, una delle prime squadre per iniziare a giocare. E se volete altri video, ditemelo nei commenti e ve li porterò. Magari se volete anche un'ibrida. Per questo video è tutto. Vi saluto, bella.